intanto stiamo discutendo della legge di stabilità che il governo ha predisposto, e su questo abbiamo chiesto di poter discutere e approfondire meglio cosa si fa in termini di pensioni, di investimenti, di lotta all'evasione fiscale, di riduzione fiscale per i lavoratori dipendenti. E su questo pensiamo che, oltre a ciò che dentro questo provvedimento che arriva in Parlamento si discute, stiamo rivendicando che si definisca già adesso con noi quelle che sono le riforme di fondo che anche nei prossimi anni debbono essere messe in campo. E dentro a questo schema, naturalmente, per noi il problema del lavoro, dell'occupazione, degli investimenti a partire dal mezzogiorno è un'assoluta priorità, e in questo senso c'è un problema sia di riforma di ammortizzatori sociali per evitare licenziamenti, e dall'altra parte c'è bisogno di costruire una cabina di regia che metta insieme i vari ministeri e che dia una dimensione nazionale a quello che si vuole fare. Beh, questo, come noto, è un tema non nuovo, sono 10 anni, se non mi sbaglio, che la sanità calabrese è commissariata, quindi è chiaro che qui c'è un problema di fondo che va affrontato. Esiste dal nostro punto di vista un tema anche di fare assunzioni, perché oggi siamo di fronte a un sotto organico evidente sia di medici che di infermieri, quindi se si vuole oggi garantire un servizio minimo, decente, in grado di dare una risposta, c'è bisogno di affrontare questo tema. Poi è chiaro, e su questo credo che a livello anche territoriale sia stato chiesto al Ministro della Salute un confronto, perché è chiaro che c'è una discussione più generale da fare. Allo stesso tempo sappiamo perfettamente che uno dei temi da affrontare è quello della malavita organizzata. Non giriamo attorno, non facciamo finta di non saperlo. Uno dei temi di fondo è che attraverso il sistema dell'appalto, del subappalto, del finto appalto, delle finte cooperative, abbiamo avuto anche un intreccio perverso tra la malavita organizzata e in alcuni casi anche la connivenza politica che ha determinato una situazione di questo genere. Quindi è evidente che affrontare questo tema vuol dire avere la consapevolezza della battaglia che si deve aprire e dello scontro che si deve mettere in campo, e come noto il sindacato è dalla parte del lavoro, della legalità e dei diritti delle persone.